Molta fragilità che lei indicava poco fa sta per arrivare proprio da quegli ospedali bombardati, da quel popolo in fuga. Come ci si prepara da questa parte? Guardi, io prima di essere qui ho fatto una lunga videoconferenza che aveva proprio con i vertici della diocesi che si occupano dell'accoglienza il tema di come riuscire a servire al meglio questa sofferenza. Penso che possiamo fare molto, che potremo fare molto. Certamente gli occhi di queste persone, soprattutto bambini e donne, perché gli uomini per ovvi motivi non ci sono, fanno molto riflettere su come veramente il bene della pace sia qualcosa che va perseguito e difeso e forse anche sul quale bisogna vigilare prima che si arrivino a situazioni di non ritorno in ordine a una convivenza pacifica. Anche il Santo Padre continua a intervenire sull'argomento, c'è quindi la volontà di continuare a perseguire il messaggio della parola finché si può. Ma mi sembra che il Papa stia intervenendo con prudenza, con saggezza, ma anche in modo accorato e in modo efficace. È una situazione complessa dal punto di vista storico, dal punto di vista politico, dal punto di vista etnico anche. E bisogna entrare con molta discrezione, ma bisogna far sentire la propria voce, alzare la propria voce, ed è bene che chi ha responsabilità politiche, il Papa in un certo senso è una grande figura di raccordo per la città, per la polis intesa in senso ampio, e poi anche le piazze facciano sentire la loro voce, perché parlando tutti, dicendo tutti qualcosa e fondamentalmente che vogliamo la pace, forse qualcosa si riuscirà anche a ottenere. Certamente a prezzo di un bagno di sangue che è inaccettabile e che credo non sia destinato a chiudersi a breve.